Buongiorno amici di Gamesblog, come vi abbiamo detto nel precedente video sull'archiviazione online dei salvataggi del PlayStation 3, la nuova funzione disponibile col firmware 3.60 per gli abbonati PlayStation Plus, e oggi vi faremo vedere come recuperare i dati messi in condivisione su PlayStation Network per i salvataggi di gioco. Come vedete qua, automaticamente nella mia PlayStation è stato scaricato il nuovo firmware, dovrebbe già essere stato installato. Vediamo. Vediamo subito se c'è effettivamente. No, è stato solo scaricato, ma va installato. Infatti lo sta installando. Allora, come avevamo detto ieri, questo servizio è disponibile solo per gli utenti PlayStation Plus e come vantaggio, ovviamente, a quello di poter utilizzare i propri salvataggi messi in condivisione tramite la cartella di archiviazione online, i propri salvataggi da utilizzare poi in qualsiasi altra console. Si ha un massimo di 150 MB per copiare fino a un massimo di 1000 salvataggi di gioco. Adesso sta installando, ci mette un po'. Ieri avevamo messo in condivisione Assassin's Creed Brotherhood come salvataggio e God of War 3. Adesso vi farò vedere che saranno presenti anche in questa PlayStation. Ecco, ora la console si sta riavviando. Esatto. Adesso andiamo a vedere se anche in questa console è stata resa disponibile questa nuova funzionalità di archiviazione online. Utilità dati salvati. Ecco qua. Infatti è presente archiviazione online. Andiamo dentro, vediamo cosa. Ed sono presenti effettivamente i due salvataggi che ieri avevo archiviato, God of War 3 e il precedente che era Assassin's Creed Brotherhood. Ok. Quindi avete visto il funzionamento, come copiare, come comunque reperire, è semplicissimo, basta entrare nella cartella di archiviazione online per recuperare i propri dati e utilizzarli poi nei giochi. Un'altra cosa importante, praticamente in precedenza molti sviluppatori non rendevano disponibili alla condivisione i salvataggi, infatti se provavate a copiarli su chiavetta USB e trasportarli da comunque su un'altra console non era possibile. Ecco. E in questo caso, anche se comunque c'era una protezione sui salvataggi contro la copia, li potete comunque copiare nella cartella di archiviazione online, ma dovrete attendere 24 ore dopo ogni salvataggio prima di poterli scaricare su un qualsiasi altro sistema PlayStation 3. Comunque Sony ha dichiarato che d'ora in poi tutti gli sviluppatori, tutti i giochi, tutti gli sviluppatori renderanno comunque disponibili i salvataggi alla copia, ovviamente per l'archiviazione online, quindi non ci sarà da aspettare 24 ore. Questo riguarda soltanto i vecchi titoli che ancora non supportavano questa cosa. Un'ultima cosa che Sony ha riferito è che praticamente se dovesse scadere
l'abbonamento PlayStation Plus, comunque i salvataggi per almeno 6 mesi rimangono archiviati e collegati al vostro PlayStation, account PlayStation Network. E niente, nient'altro da dire. Ora terminiamo qua il nostro video, vi ringraziamo per seguirci su Gamesblog e ci vedremo, ci sentiremo presto per futuri video.